Allora, bentrovata Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita è uno dei libri in concorso nella sezione narrativa al premio Commisso, edito da Ponte alle Grazie. Presentiamo brevissimamente Maria Grazia Calandrone, che è poetessa, scrittrice, una persona che vive di parola, ma non solo, perché è anche pittrice, artista visiva e lavora con la parola anche con la voce a Radio 3. E questo è un romanzo che mi ha fragorosamente commosso, uso questo avverbio perché nella prima pagina del suo libro Maria Grazia Calandrone dice: Io ho fragorosamente deluso mia madre. Ed è un libro che emoziona moltissimo, è difficile staccarsi, l'ho letto in una soluzione unica, due volte, sempre in una soluzione unica, senza possibilità di fermarmi, proprio perché è impossibile lasciare a bada i sentimenti, tenere a bada i sentimenti. È un rapporto d'amore contrastato, contrastato prima di tutto dalle convenzioni sociali, perché ci sono due genitori che sono costretti a lasciare questa bambina, che poi è la stessa autrice, e poi da una malattia, la malattia che interviene nel rapporto tra Maria Grazia e madre, e la madre adottiva, madre vera in fondo. Diciamo che benché sia vita vera, è una vita romanzesca perché il materiale è incandescente, è degno di un romanzo. E Maria Grazia Calandrone si esprime con una parola ai margini della poesia, ma che è poesia stessa, è necessitata a scarnificarla proprio perché il materiale è troppo forte. A volte lascia un cedimento alla poesia, a volte narrativa, è una narrazione, perché così si può soltanto definire, che io trovo originalissima e degna di premio, non solo di questo premio, ma di essere premiata soprattutto dal pubblico. Ha avuto molte ristampe. Io partirei soprattutto dall'exergo che vado a prendere, voglio mostrare il libro, che dice: Ti accompagno a parole perché a parole sono nata da te. Quindi diciamo questo legame fortissimo di Maria Grazia Calandrone con la madre è un legame che non può nascere dalla carne, ma è ancora più forte, si fa parola. Questa è una parola totale, quella della madre. Maria Grazia Calandrone è diventata poetessa e lavora con le parole, anche la madre amava scrivere parole. Quindi vorrei sapere, ci sono voluti 20 anni per te per scrivere questa storia, vorrei sapere se anche questo legame carne e parole ti ha influenzato poi in quella che sei diventata, una poetessa, una scrittrice, un artista. Sì, grazie intanto di questa introduzione bellissima e appassionata. Senz'altro sì, nel senso che anche il libro è strutturato così. Io affido l'antefatto, quindi quello che dicevi delle convenzioni sociali che ahimè hanno fatto sì che i miei genitori abbandonassero non solo me, ma anche la loro vita, perché erano sposati con altre persone, si sono innamorati in quegli anni, parliamo del 63, non c'era il divorzio. E non solo, ma poi mia madre è stata denunciata dal marito per abbandono di tutto coniugale, quindi era un reato penale. Erano perseguitati per questo loro amore, erano perseguitati dalla legge. Quindi questo antefatto però io lo affido alla cronaca, lo affido ad un articolo di giornale e prendo la parola nel momento in cui prendo la parola, nel senso il momento in cui entro nella casa che poi sarebbe stata la mia e mia madre adottiva mi consegna questo dono. E che non era un dono soltanto della parola che serve a verbalizzare le cose, gli oggetti, i sentimenti, ma di una parola intrisa di nostalgia, perché lei anche lei mi ha preparata, e questo lo racconto nel libro, mi ha preparata all'esame per entrare direttamente in seconda elementare, mi ha preparata con la poesia. E la poesia che io portavo come così, manifestazione della mia competenza linguistica all'esame di seconda elementare era il pianto antico, per cui era il pianto di un poeta orfano del figlio. Quindi ecco questa parola che si rivolge a qualcos'altro, che vuole disperatamente farsi carne, perché questo riguarderà anche tutta la mia scrittura, nel senso che io sono convinta e ne ho le prove in una tendinite non solo. Che la scrittura sia corpo.
Certo. Quindi sia la scrittura, ho sempre cercato anche in poesia di addensare la scrittura in modo che sia una scrittura fisica, che non sia soltanto, che non sia, no, anzi, che non sia soltanto, che non sia assolutamente una scrittura astratta. Quindi questo legame probabilmente ha influito moltissimo questo fatto che lei mi abbia consegnato le parole e che io le abbia restituito nel corso del tempo le parole, al punto che, come dicevi giustamente tu, io nasco pittrice, disegnatrice, eccetera, poi quando mia mamma purtroppo diventa cieca, tento la poesia, no? Vengo tentata e tento la poesia. Perché lei non avrebbe potuto più vedere quello che le mie opere, insomma, no? Per cui, ecco, questa l'opera della parola deve racchiudere tutto il visibile. Lei ti ascoltava, vero? Ci sono delle descrizioni, anche seppur brevi, però molto emozionanti, del rapporto anche di lettura tuo con lei. Lei era una professoressa di lettere, quindi diciamo che questo mestiere è un mestiere che entra nel sangue, a proposito, no? Per cui faceva la professoressa anche con me. E io con grande orgoglio, no? Le presentavo, le leggevo le mie prime prove, lei delle volte era proprio sarcastica e delle volte invece non era mai, diciamo, troppo generosa di complimenti, sorrideva. Io scrivo a un certo punto, io continuo a scrivere per quel sorriso, credo che sia vero. Senti, ci sono anche delle immagini molto forti. Due me ne sono rimaste in mente. Quando a 11 anni tu ti rasi perché è morto il tuo papà e quindi diventi carne, altra carne, diventi il compagno della mamma. E poi una cosa invece che mi è rimasta molto più sottile è il cinturino dell'orologio della mamma, il cinturino d'oro, perché lei dalla vita si aspettava tutto. Ce la descrivi questa donna, che in fondo è stata una donna meravigliosa, se non fosse capitata la malattia di mezzo a dividervi, ma in fondo vi ha unito molto di più. Sì, ci ha unite nella fedeltà incrollabile che io le ho portato davvero fino all'ultimo respiro. E lei a me, nel senso che per quanto fosse appunto, come dicevo, poco generosa di parole, paradossalmente, di parole d'affetto, mi ha insegnato a basarmi sui fatti. E i fatti erano che lei c'è stata sempre. Non è mai mancata in nessuna circostanza. Al punto che quando era ormai anziana, insomma, e io evidentemente lei si è resa conto che avevo ancora bisogno che lei ci fosse, nonostante avesse un compagno, insomma, nonostante peraltro stesse aspettando anche il primo figlio, insomma, ha continuato a rimanermi accanto. E si è fatto operare già prima, nonostante lei pensasse che la sua vita ormai era quello che doveva fare, l'aveva fatto, aveva avuto appunto questa bellissima carriera di insegnante, era molto amata dalle sue studentesse, di cui ero gelosa marcio. E fai bene a segnalare questo cinturino d'oro dell'orologio, perché poi quell'orologio è l'unica, a me non piace l'oro, è l'unica cosa che ho portato a lungo, è stato questo orologetto d'oro della mamma, perché era proprio rappresentativo di lei, nel senso, prima di tutto era il regalo che aveva ricevuto per la laurea. E Una laurea sudata. una laurea molto sudata perché lei era stata abbandonata dal padre, quindi lei ha mantenuto la madre, ha vissuto sempre con la madre, che poi è la nonna, che è ed è protagonista anche del romanzo, che mi ha, devo dire, salvato l'anima in un certo momento, quando mamma purtroppo era diventata aggressiva nei miei confronti, c'era nonna che l'ha pienamente sostituita. Quindi questa era la rappresentazione del suo essere riuscita a sua volta a essere il marito della propria madre, no? Quindi questa si è un po' trasmessa di generazione in generazione, questo prendersi cura della propria madre. Quindi sì, questo orologetto è molto significativo ed è collegato appunto a questo momento che tu dicevi, in cui io mi raso da quando muore mio padre, e dice quella cosa normale, insomma, affettiva, che prenditi cura di mamma. E io l'ho preso sul serio, l'ho fatto. È una storia di donne, in fondo. Chiaramente c'è una figura paterna, Formidabile anche voi. ai limiti della leggenda, però è una storia di donne
in un periodo storico molto denso, devo dire che mi ha commosso e mi ha riempito di nostalgia anche perché mi sembra un tempo che, se lo raccontiamo ai nostri figli, è un tempo che sembra di 5 secoli fa, il comunismo, gli ideali di solidarietà, anche Chernobyl, se vogliamo, il reganismo, l'edonismo reganiano, quella meravigliosa avventura in cui tu vai a Milano per incontrare un'altra donna meravigliosa di cui noi abbiamo sempre visto l'aspetto fisico. L'abbiamo sempre valutata per l'aspetto fisico, ma che in alcuni film ha anche saputo recitare benissimo se sollecitata, Ornella Muti. Ecco, è una storia di donne che evolve in un tempo in cui le donne sono sempre state marginali. Questa è una domanda a Maria Grazia Calandrone di adesso, che è una affermata professionista, una affermata artista. Che storia è quella delle donne di allora e che storia è quella delle donne oggi? Ma sicuramente, sai, quegli anni, allora, l'unica, lo sappiamo, no? L'unica rivoluzione che abbia avuto un effetto sulla realtà è stata quella delle donne. L'unico cambiamento sociale vero, profondo, voluto. Poi gli altri sono stati imposti dall'alto, no? Per esempio, appunto, gli anni 80 hanno rovinato il mondo, si intitola un paragrafo, tutta la deformazione anche della... Come dire, dell'immaginario sul femminile è stato subito, però le donne hanno cominciato in quegli anni, sai, negli anni 70, c'era l'ultima grande, almeno grande per me, grande ai miei occhi, così tentativo di cambiamento della società. È stato, ne parlavo proprio ieri sera, aver fatto un intervento a Villa Ada, appunto, proprio, è stato l'ultimo momento in cui abbiamo avuto la sensazione di avere nelle mani la possibilità di cambiare il mondo. Allora, dici giustamente tu, come trasmettere tutto questo? Come tradurre questo linguaggio nel linguaggio che adopera mia una figlia di 13 anni e un figlio di 20 anni? Quello di 20 anni, insomma, al liceo diciamo che un pochino ha sentito, no? Infatti poi si è scritta filosofia, poverina, devo dire, vabbè, ha fatto danni gravi. E io glielo dico sempre, sto crescendo due disadattati, questo non ho dubbio. Ma come tradurre, perché sta cambiando sempre di più, no? Il modo di interagire anche con il proprio corpo. Allora, infatti, i selfie, le immagini che ci sono su TikTok, come far capire a mia figlia di 13 anni che la perfezione che ci viene rivenduta non è quella che noi dobbiamo, alla quale dobbiamo ambire? Ecco, tradurre, come far capire. Come far sentire più che capire il senso del corpo sociale che noi abbiamo vissuto? Il fatto che tutto quello che noi, ogni azione che noi compiamo è un'azione che riverbera sulla vita degli altri. Ora, per esempio, il grande tema dei vaccini, vaccini sì, vaccini no. Chi sceglie di non vaccinarsi non lo sceglie solo per sé, e chi sceglie di vaccinarsi non lo sceglie solo per sé. Per me questo è un concetto chiarissimo. Quindi è difficile invece perché, per esempio, molti ragazzi decidono di non vaccinarsi. E come far capire loro che va bene, a loro non succede niente, ma possono essere portatori per delle altre persone? Ecco, allora tutto questo è un lavoro davvero millimetrico, Cristina, un lavoro che va fatto e che io nel mio nulla faccio portando la poesia nelle scuole, non la mia evidentemente, no? È un lavoro che va fatto porta a porta, perché le grandi comunicazioni sociali non sono più queste, o meglio, camuffano di essere queste, simulano di essere queste, ma non sono queste. La società punta, per quanto ci sia appunto, no, un buonismo imperante, ma in realtà il messaggio è: tu devi farti valere, tu sei una persona speciale, individuale, che è vero, ma non è così che va detto. E Quel legame. soprattutto quel mondo collettivo che ti hanno insegnato i tuoi genitori, quel legame solidale è ormai reciso completamente. È vero, la specialità è soltanto individuale, che però non si mescola in una squadra. Ma tu di quegli anni ti sembra ancora di vivere? Raccontaceli un pochino cosa hai vissuto, quell'atmosfera di grande idealismo e come... Ora rimani di fronte a questo mondo. Racconta chi era tuo padre e cosa ha fatto anche tua madre. In fondo, le studentesse di cui eri gelosa era una forma comunque di aiuto alla collettività e di emancipazione, la sua azione come insegnante.
Allora, mio padre non nasce, però insomma lavorava come metalmeccanico alla Ilva di Savona. E poi a un certo punto da ragazzo ha cominciato ad appassionarsi di politica, è diventato sindacalista ed è partito si è talmente appassionato che è partito come volontario per combattere contro Franco, quindi nella dittatura. In Spagna, quindi peraltro per la libertà di un popolo che non era neanche il nostro, il Certo. suo. Quindi, appunto, no, l'idealità che viene incarnata, che si fa davvero carne a proposito del discorso iniziale tra parola e carne, appunto. Lui ci ha messo proprio il corpo nella lotta. È stato ferito, tra l'altro, è stato esule in Francia, dove è stato picchiato, eccetera, e ha cominciato una vita politica, tanto che appunto è stato deputato nelle prime due legislature, ha continuato per tutta la vita ad essere nel Partito Comunista ed è una persona della quale io ricordo fondamentalmente l'etica, un'etica incrollabile, cioè lui era una persona che avrebbe potuto vivere, adesso sì, no, si parla tanto delle auto blu, di tutto, lui avrebbe potuto vivere come signore, invece no, viveva in una, io vivo ancora qui all'Appio Tuscolano, insomma una casa normalissima, non aveva la macchina, non avevamo la televisione, cioè era proprio una vita impostata su certe idee che mia madre condivideva completamente. È Anche lui lì lei. dietro? Lì dietro in quella foto, è lui? Eccolo, il papà. E di là c'è la mamma. Il corpo, appunto. E quindi appunto loro sono, sembra proprio i miei angeli custodi, no? Le persone che io cerco in un modo, come dire, acrobatico di far confluire nella mia persona, nella mia attività, perché appunto io credo alla poesia civile, non alla poesia civile nel senso ideologico, perché sarebbe sterile, no? È Mettere inutile ora, non sarebbe capito. esatto, però la poesia civile nel senso che il poeta deve essere un attivista, deve essere attivo nella sua esistenza concreta. Ecco, per esempio, a proposito di questo corpo sociale di cui abbiamo rimpianto e di cui parlavamo prima, io l'ho trovato molto nelle associazioni di volontariato. Il problema di queste associazioni di volontariato è che non fanno rete fra di loro. Infatti c'era stato un tentativo a Roma di mettere insieme alcune realtà, insomma, romane, però naufraga, perché non lo so, perché forse semplicemente perché chi fa questo tipo di attività non ha un pensiero strategico, non desidera il potere, desidera fare. E ne ho viste, no? Ne ho viste tante di persone che desiderano fare. Perché in realtà da troppi anni, da decenni, siamo divisi dall'alto, da un pensiero che è iniziato col pensiero edonista, no? Probabilmente questo, centrato nel sangue. Esattamente. Esattamente. Quindi per dire emergency e Baobab non collaborano fra di loro, però sono due realtà, Baobab è una realtà specificamente romana che si occupa di accoglienza, di prima accoglienza ai migranti, Emergency, la conosciamo, Pino Strada, un meraviglioso uomo. Però appunto se tutto questo trovasse un coordinamento nazionale sarebbe, no? Sarebbe, però invece ciascuna di queste associazioni di volontariato lavora per sé. E forse appunto semplicemente perché non abbiamo. Non che, Gino Strada ce l'ha un pensiero comune, cioè un pensiero comune internazionale addirittura, ma non vuole il potere. Ma e tu da piccola pensavi che questi ideali in cui eri immersa fossero immarcescibili, immortali, che sarebbe sempre stato così? Ma in realtà lo penso ancora. In realtà lo penso ancora, nel senso che come dicevo, è una lotta porta a porta, però io sento che le persone rispondono. La poesia ha questa facoltà fondamentale, siccome è completamente inutile, è un controcanto, no, al mercato dal quale siamo bombardati, è un controcanto alla continua frammentazione del pensiero dalla quale siamo afflitti, è un controcanto alla superficialità del linguaggio e quindi serve, in realtà serve moltissimo e nelle scuole soprattutto, io sento. Devo dire la verità, nelle scuole elementari più che nei licei, sento che dà una libertà e una gioia questo lavorare con le parole, questo lasciarsi trasportare dalle parole. Però certo, sono veramente bicchieri d'acqua nel mare.
Perché sì, perché è così. Io infatti contesto moltissimo, a volte ho sentito alcune recensioni sempre ottime al tuo libro, ma dicevano un libro difficile. Io non l'ho trovato per niente difficile, proprio perché il linguaggio poetico, il primigenio, va alla materia di cui siamo fatti, intellettuale e fisica, per cui questo libro scorre via in maniera impossibile da lasciare e quindi è necessariamente un libro, come avrebbe detto Bobby Batson, che io amo molto, è un libro unico, importante, necessario, urgente, per cui non lo trovo affatto difficile. Io penso che sia accessibile a chiunque prova dolore, quindi come essere umano tutti. Io purtroppo, Maria Grazia, devo chiudere questa conversazione. Ti faccio un'ultima domanda per ricollegarmi proprio alla prima che ti ho fatto. Come ha reagito il tuo corpo, come sei stata tu, mentre scrivevi? E poi quando hai finito, come hai reagito? Io trovo che tu sia una bellissima donna, sarai ancora più bella dopo che hai finito questo libro, se ti è parso così. Allora, io ho scritto questo libro in una febbre delirante che è durata il tempo che ho potuto sopportarlo fisicamente. Cioè, quindi veramente è un anno, io sono afflitta da questa tendinite perché non sai più, sai, quando scrivi in questi raptus, non sai più come ti metti proprio fisicamente, no? Quindi, però è stata... Sai, ho avuto la sensazione di aver offerto non una soluzione, perché non è una soluzione, però di aver offerto quello che Celan chiamava la stretta di mano, no? Una mano che accompagni chi ha vissuto, quindi chiunque, dentro un conflitto, e che però questo conflitto poi alla fine canta. Almeno il libro si chiude con due poesie, quindi insomma mi sembra di non aver, in questo momento della mia vita, poi tra 2 giorni non sarà più così, però in questo momento della mia vita mi sembra di non aver vissuto invano quello che ho vissuto. Tu dicevi il libro difficile, in realtà perché si cerca di capirlo, quello che somiglia alla poesia, non bisogna capirlo, bisogna lasciarsi andare alla musica, questa è una mia ossessione, alla musica, e si potrebbe cantare, qui in realtà questo libro si potrebbe cantare, perché è pieno di endecasillabi settenari camuffati. Quindi io penso questo, lasciare. Devo dire poi che la risposta delle persone è stata magnifica, magnifica. Cioè, sono stata avvolta da un amore, questo sicuramente mi ha fatto un bene infinito. Non sono quello che temevo, perciò ti ho messo anche tanto tempo a scriverlo. Non sono il caso umano del quale avere compassione, sono. Assolutamente. Però questo è stato percepito chiaramente, quindi siamo insieme, stiamo camminando insieme. Questa è la sensazione che ho. Bellissimo. Maria Grazia Calandrone, ti auguro un grandissimo successo come hai già avuto. In bocca al lupo per il premio Commisso. Ci Grazie. vediamo tra poco. Grazie, grazie.